fischia guida. Parte Milinkovic. Tiè, porco due, tiè. Soffre tantissimo, la Lazio gioca una partita strepitosa. Indistruttibili. Mai cantare il De Profundis per la Juve. Vamos Juve! Lazio Juve, 21esima Serie A Team, live reaction fino alla fine. Vamos Juve! Tocco per Immobile. Zona tira Correa, prova Szczęsny, si allunga. Tanta attenzione qui, una sciocchezza da parte di Mancini, con il pallone per il occupato il tiro Szczęsny, non è finito poi il volo. Lucas Leiva la prende malissimo. Szczęsny si avventa sul pallone e lo blocca. Qui bravissimo Szczęsny, ma Luis Alberto poteva far meglio perché aveva attenzione. Costa e poi l'area si gira, parole, il tiro, Szczęsny, strepitoso, poi Immobile, riuscita di Szczęsny, tocca di Immobile, straordinario Rugani. Douglas Costa prende velocità, va subito alla corsa, non ci arriva. Porca miseria. Arriva Luis Alberto, col senso, parte il tiro, parte fuori, Szczęsny, però è sulla traiettoria. Parte Luis Alberto, va in mezzo, Antonete, Lazio in vantaggio. Correa, ritrova Immobile nel rigore, Immobile! La palla termina sopra l'incrocio dei pali, troviamo la sua occasione per la Lazio. Alberto cerca il dribbling, prova il terreno inteso, porta il tiro! La palla termina non distante dall'incrocio dei pali. Veramente la squadra di Inzaghi sta facendo la partita dell'anno, non ricordo altre gare in questa stagione giocate con questa intensità e con questa efficacia. La bandierina di Alberto, pallone troppo successo, non ha difficoltà a bloccare. Partita del Milinkovic, basta, Stojkovic fa il numero, lascia sul posto a due avversari, prova il tiro, la palla che termina di pochissimo fuori, altra occasione per la Lazio, questa volta grande giocata di Sergej Milinkovic Savic. Bernardeschi, grande accelerazione di Bernardeschi, arriva Di Bala, il tiro, la respinta corta, non è finita, Cancelo! Non moriamo mai, non moriamo mai, pezzi di merda! Dai, che la putimo ancora vegne stasera, sta partita, dai! Che la putimo ancora vegne! Bella palla in verticale dallo stato di Cancelo, in aria, Cancelo, il controllo, Cancelo! Porca miseria, ma non gliela passata indietro? De qua, de qua, de qua, buono, buono, buono! Bello! Ma c'è il rigore, c'è! L'area di rigore è un po' distante, però. Rigore! Ma porco due! Ci pensi pure, guida! Ci pensa pure! Ci pensa pure, cazzo! L'ha tenuto, Muti, l'ha tenuto! Probabilmente. L'ha tenuto, Muti! Fischia l'arbitro, la rincorsa lunga! Ronaldo rete! La chiudevamo, cazzo, la chiudevamo. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Una partita pazzesca, una partita incredibile. Io praticamente stasera potrei tranquillamente fare il copia e incolla di Lazio-Juve della passata stagione decisa da Dybala. Anche allora fu una Juve bruttissima, una delle Juve più brutte che io abbia visto nell'era Max Allegri, una Juve troppo brutta per essere vera, con l'aggiunta del fatto che siamo stati per 75 minuti in balia della Lazio. Onore a voi, complimenti, la Lazio ha fatto la partita della vita stasera, sicuramente la partita dell'anno, tenuti in piedi da Szczęsny che ha fatto almeno tre parate pazzesche, tenuti in piedi da Rugani che prima sbaglia poi salva sul pallonetto di Immobile, andati sotto comunque rocambolescamente con l'autorete di Emre Can, ma poi mai cantare il De Profundis a questa Juventus, soprattutto la Juve
Io c'ho questa, io ho coniato questa metafora che è clamorosa. La Juve è una fiera dormiente che la devi ammazzare, perché se si sveglia ti sbrana. È quello che accade negli ultimi 15 minuti, allorché Allegri butta dentro Bernardeschi e Cancelo, e la bontà, l'importanza della panchina della Juve, che pure stasera era cortissima, perché de fatto, ecco, i due giocatori più importanti che stavano in panchina erano questi qua, dentro Cancelo e dentro Bernardeschi, e cambia la partita. Quindi una Juventus che ha anche l'istinto killer di andare poi a vincere una partita che sembrava oggettivamente, obiettivamente davvero andata malissimo stasera, perché insomma, per come si era messa dopo 75 minuti, per quello che avevamo visto, insomma, la sconfitta ci stava tutta. Questo bisogna dirlo molto onestamente. Però la Juve è la squadra che ha, come ha detto Chiellini, la capacità di switchare in qualsiasi momento, di cambiare le sorti di una partita che oramai sembrava destinata a concludersi con una sconfitta, ripeto, in balia dell'avversario per 75 minuti. Ma questa Juve la devi uccidere, perché se no si sveglia e ti sbrana. Questo è quello che mi sento di dire stasera, in aggiunta al fatto Emre Can davanti alla difesa, anche no, anche no. Stasera si è sentita tantissimo, tantissimo l'assenza di un organizzatore di gioco come è Pjanic lì davanti alla difesa in mezzo al campo, e devo dire, bisogna dirlo stasera, anche l'assenza di un giocatore che ti dà profondità come Mandzukic, perché stasera sarebbe servito tantissimo. Ma tant'è, con le armi che avevamo a disposizione l'abbiamo vinta contro tutto e tutti, e adesso insomma 11 punti sul Napoli al 27 di gennaio, ci avremmo messo penso 10, anzi 11 firme con il sangue. Va bene così, vi saluto, vi dico anche che il processo ci sarà giovedì o venerdì, perché faremo sia il post Lazio che il post Atalanta di Coppa Italia. La capolista se ne va. Ciao a tutti e come sempre, fino alla fine. Vamos Juve! Ciao a tutti!